Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con One to One, il nostro consueto confronto faccia a faccia con gli ospiti dei nostri studi, con l'ospite nei nostri studi, quest'oggi il presidente di Uncem Toscana, Oreste Giurlani. Buonasera, Buonasera e benvenuto. buonasera e grazie dell'invito. Giuliani, partiamo dalla stretta attualità. Lei si è recato proprio nei giorni scorsi, insomma, a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, nella frazione di Panicaglia, dove da qualche giorno appunto si sta vivendo una situazione molto critica relativamente ad una frana che ha portato all'evacuazione anche di alcune famiglie. Insomma, che situazione ha trovato e che cosa si è sentito di dire? Sì, io ho trovato una situazione molto difficile, tra l'altro anche impressionante, l'ho vista personalmente, quindi vedere un pezzo di territorio che si muove, che frana, è sempre una situazione molto difficile. Ho potuto col sindaco di Borgo fare un incontro anche operativo per capire quali potevano essere le cose da fare nell'immediato. Ho incontrato alcuni abitanti che, insomma, mi sembra abbiano mostrato anche la loro preoccupazione, anche in prospettiva per sapere cosa possa succedere, se possono tornare nelle abitazioni, se quelle abitazioni potranno essere ancora lì oppure dovranno cambiare zona. Quindi una situazione di disagio incredibile, e capisco anche il comune del Borgo che si è trovato in una situazione tale, perché lì il fronte, parlano di quasi 400 metri di movimento, ed è ancora in movimento. E quindi io non solo ho espresso la solidarietà, non solo ho detto la vicinanza e l'UNCE, ma mi sono preso un impegno, diciamo, anche formale e sostanziale, di dare una mano una volta che il Comune del Borgo e i tecnici dell'Unione, insomma di coloro che ci stanno lavorando, avranno definito qual è i step del progetto da attuare. Mi sono preso un impegno verso, diciamo, il Comune, verso la cittadinanza, di riuscire a trovare un po' di soldi proprio per dargli una mano, per rimettere in sicurezza al territorio. Rimarrà il problema, questo lo dico, dei danni a privati, perché di solito io vedo che, anche non è per portare pessimismo, però vedo che è successo anche nel mio comune il 20 ottobre scorso a Fabbriche, cioè ogni volta che c'è delle calamità o delle situazioni d'emergenza non si riesce mai a risarcire i privati dei danni che subiscono. Quindi questo è un tema più Più generale e generale. spero che questa volta invece si riesca. Ecco, venendo al tema più generale che ci porta, insomma, dove ci porta questo tipo di argomento, è quello del dissesto idrogeologico che soffre, di cui soffre tutta l'Italia, ma insomma, che è stato particolarmente accentuato in Toscana, soprattutto insomma, negli ultimi anni. Cosa si può fare e come si può intervenire? Sì, il prezzo che la Toscana ha pagato, penso, negli ultimi anni è stato durissimo, diciamo, dal dissesto idrogeologico alle alluvioni, al terremoto. Insomma, abbiamo avuto una situazione veramente d'emergenza, per non parlare quelle poi extra, tipo la Concordia. Quindi, voglio dire, è una Toscana che ha pagato un duro prezzo, c'ha ancora parecchie ferite, la Regione ha tirato fuori parecchi soldi, si parla nell'ultimo anno 120 milioni di euro su un fronte di danni di oltre 1 miliardo. Qui forse c'è la mancanza dello Stato, cioè del governo, dove il tema vero è tiriamo fuori i soldi per curare le ferite del territorio, rimettere in sicurezza il territorio, troviamo le risorse per risarcire i danni che in questo anno, 2 anni, fra imprese, famiglie, eccetera, sono stati tanti, e soprattutto comincia a venire fuori un concetto che la difesa del suolo, la sicurezza del territorio è una priorità assoluta, cioè bisognerebbe che il nostro governo, in tutte le finanziarie che fa, in tutte le azioni che fa, si definisse un po' di miliardi di euro da investire anno a anno per una serie di anni per poter mantenere il territorio, che vuol dire lavoro, vuol dire una grande opera pubblica, vuol dire muovere l'economia, vuol dire far lavorare le aziende agricole, le cooperative, cioè vorrebbe dire rimettere in moto un meccanismo, finalizzandolo alla sicurezza del territorio, che, come dicevano anche dei vecchi saggi, è una priorità, perché non si vive mai in un territorio non sicuro, non ci sta mai nessuno, non si sviluppa un territorio non sicuro. L'altro tema che mi vorrei affrontare è che nelle zone montane come il Mugello e non solo, se non si comincia a fare delle politiche per la montagna, dove si riporta la gente in montagna, le famiglie, i giovani, e si ricrea attività anche legandola alla cura del territorio, al presidio, alla coltivazione del bosco, non si va da nessuna parte, perché poi la montagna abbandonata, come dicevano anche, poi alla fine va in città. È solo che per far questo finora, devo dire, c'è solo discorsi. Io sento professori alla televisione che vengono, ci insegnano come si deve fare, ma poi i fatti concreti non ci sono, perché si vede una montagna, si levano i servizi, si levano le scuole,
non si interviene, sempre meno soldi pubblici per dare, diciamo, una pubblica amministrazione efficiente, quindi poi la gente, siccome ha bisogno di servizi, ha bisogno di stare un posto sicuro, piglia e va via. Quindi è un cane che si morde la coda, che bisognerebbe invece accelerare e metterlo come priorità. Questo circolo vizioso in cui, insomma, ci siamo un po' arenati per prevenire e non soltanto arrivare a risarcire, dopo. Sicuramente noi bisognerebbe prevenire e fare, insomma, una bella cura di prevenzione, che per tutto il territorio italiano vuol dire miliardi e miliardi, che però, insomma, in una spesa pubblica di quasi 1.000 miliardi, ora che non si riesca a trovare all'anno 2 o 3 miliardi da investire a sicurezza, mi sembra veramente fuori del mondo. Però è anche vero che ora ci sono delle ferite da chiudere. L'esempio della frana che è avvenuta a Borgo, è logico che ora ci sarà da spenderci diversi, forse milioni, per rimettere in sicurezza quella zona. È logico che se noi avessimo avuto prima le risorse, se si fosse coltivati i territori, se si fosse avuto più attenzione, ora non dico la specifica, però in generale forse si eviterebbe tante situazioni di difficoltà, perché poi la difficoltà, anche perché mi sembra che il clima stia cambiando, si ha le bombe d'acqua, l'inverno mi sembra quest'anno non è ancora arrivato, cioè, quindi voglio dire, le situazioni climatiche cambiano e noi non siamo in grado di affrontarle. Ecco, questo penso che sia la cosa peggiore. E guardate, non c'è cosa peggiore quando si vede cittadini che vivono in uno stato di disagio, cioè che basta che piova, basta che venga qualcosa, hanno subito, voglio dire, la preoccupazione che possa succedere qualcosa. Io penso che questa sia la peggio cosa, noi non ce lo possiamo permettere. Passo un attimo al tema politico. Lei è stato fino al 31 di gennaio sindaco di Fabbrica di Vallico, comune che, insomma, ha portato alla fusione con Vergemoli, e poi ha fatto una scelta diversa, quella di dedicarsi in questi ultimi mesi di legislatura a Stazzema in qualità di assessore, e poi ha lanciato la sua candidatura per le primarie di Pescia, insomma sindaco di Pescia. Com'è questo passaggio e come ha vissuto anche il passaggio da Fabbrica di Vallico? Sì, diciamo che mi è cambiata un po' la vita. Io ho portato alla fine un percorso che è il referendum nel comune di Fabbrica e Vergemoli, dove si è creato un comune nuovo, quindi i miei 10 anni di sindaco l'ho conclusi lanciando un comune nuovo, facendo, diciamo, nascere un comune nuovo, lasciandogli un tesoretto che sono tutti gli incentivi, e lasciando un comune che in questi anni ha visto molti investimenti, oltre 30 milioni, quindi vuol dire che la gente di Fabbrica ha avuto, e ho fatto una scelta di andare a aiutare in questo periodo di transizione, perché ho finito prima il comune di Stazzema, dell'amico sindaco Silicani, che aveva bisogno della mia competenza per portare a conclusione alcuni aspetti, la scuola, un po' di dissesto e l'innovazione. E poi ho fatto una scelta di vita, siccome io sono di Pescia, anche se ero emigrato a Fabbrica, anche se mi occupo di montagna, ho visto che la mia città aveva bisogno di me. E quindi penso che uno come me, che fa politica, che ha cura al territorio e ha cura alla gente, non poteva sottrarsi da una chiamata dei cittadini a dire: ora occupati un po' della tua città e vedi se fai rilanciare una città come quella di Pescia, che è una città fra l'altro importante, la Toscana. Ecco, di che cosa ha bisogno Pescia e che cosa ha assistito negli ultimi, insomma, anni? Io sono stato 15 anni fuori da Pescia, anche se abito a Pescia, anche se sono stato presidente della Croce Rossa di Pescia, perché ho fatto una scelta, diciamo, diversa. Ho visto Pescia in questi anni, purtroppo è andata verso un degrado, verso una situazione difficile. Fra l'altro nei prossimi giorni sembra che la Corte dei Conti, io mi auguro di no, la Corte dei Conti dichiari il dissesto, che vorrebbe dire il fallimento del comune. Insomma, quando un comune fallisce è una cosa grossa, con ripercussioni per anni per i cittadini e per lo sviluppo della città. E quindi io, visto che abito lì, mi sono sentito in dovere di portare la mia esperienza che ho avuto in questi anni di presidente dell'UNCEM, di sindaco da un'altra parte, ma anche di essere uno che in questi anni ha rappresentato comunque 168 comuni, quindi, come si dice, ne ho viste tutti i colori, quindi mi sono fatta anche molta esperienza, di poter mettere questa esperienza a disposizione della città per dire: proviamo in un meccanismo, purtroppo col fallimento, purtroppo col disagio, a rilanciarla. E le cose da fare sono tante, partendo dalle situazioni più piccole, che sono le politiche per la famiglia, per gli anziani, per i giovani, e anche ridare a una città una parvenza di sicurezza, una parvenza anche di una città che è pulita, tenuta bene, e soprattutto dare, io penso, una speranza a chi lavora e sta a Pescia che ci possa essere un futuro. Già c'è una crisi mondiale, nazionale, figuriamoci se il comune non dà a chi ci abita un pochino di speranza. Insomma, un impegno importante da questo punto di vista, perché, insomma, un comune in dissesto finanziario, immagino che sia un impegno e una sfida
grande. No, diciamo che secondo qualcuno, anche i miei genitori, è un po' una missione impossibile, mission impossible, però io sono per le missioni impossibili, insomma, anche perché questi anni ho fatto le battaglie per la montagna, molte volte si sono vinte battaglie anche inizialmente ritenute impossibili, e quindi forse ci sono anche un pochino abituato. Devo dire che Pescia, se va in dissesto, è un problema, è una città di 20.000 abitanti, è una città importante perché voi considerate che c'ha Pinocchio, per esempio, Pinocchio con Lodi, c'ha il mercato dei fiori, insomma, c'ha delle situazioni veramente anche di risorse importanti. Io la mia scommessa è quella di vincere ora le primarie, se ce la faccio, e quindi toccherà ai cittadini. Io ho lanciato l'idea della discontinuità e del cambiamento, questi sono, e quindi insieme ai cittadini vorrei avere una forza che mi permetta, se diventassi sindaco dopo le elezioni, di poter governare questa città. Perché questa città non la può governare un uomo solo al comando, non la può governare Giurlani o chi che sia. Qui la deve governare la popolazione insieme al sindaco, che è un sindaco della popolazione, che insieme, sapendo che siamo in una situazione di fallimento, insieme con sacrifici da parte di tutti, quindi sia della pubblica amministrazione sia dei cittadini, si riesce a ritornare a essere un comune normale. Ecco, questa è la vera scommessa. Lei ha citato due punti di forza che sono i fiori, che sono anche la storia del burattino più famoso non solo d'Italia ma forse del mondo, Pinocchio e Collodi, insomma, sono questi alcuni dei punti da cui ripartire? No, sicuramente è logico che noi abbiamo la fortuna di avere Pinocchio. Pinocchio, insomma, nel mondo è la fiaba, è la famiglia, insomma, noi si va in Africa, ci sono zone dove muoiono di fame la gente, ma c'è il libro di Pinocchio, cioè, voglio dire, è conosciuto in tutto il mondo. Forse se Pinocchio fosse stato in un'altra nazione ne avrebbero fatto non so che. Noi in Italia siamo un po' abituati a non valorizzare le nostre risorse, uguale ai fiori. Noi abbiamo i fiori, Pescia è la capitale forse mondiale dei fiori, insieme all'Olanda. Ora è un periodo di crisi nera, sta cambiando il mercato perché globale, quindi bisogna rilanciare un'agricoltura sostenibile legata al fiore, alle piante, all'ortofrutta, che può dare lavoro soprattutto ai giovani, vista la situazione che c'è. È logico che tutti questi progetti, che sono ambiziosi e si potrebbero codificare, non possono presupporre il fatto che il comune torni a essere un comune normale, perché se il comune non rimette a posto i bilanci, non ridà alla città quel segnale di presentare, avere progetti per intercettare soldi, il rischio è che le eccellenze che ci sono non vengano valorizzate e si rimanga in una situazione che va a peggiorare. Quindi è una scommessa importante che va fatta, e io mi sono messo a disposizione della città e vediamo se ci riesco. Ecco. Ecco, se dovesse, insomma, vincere le primarie da questo punto di vista, e ovviamente per le primarie, su che cosa punta per il suo programma e per le sue proposte ai cittadini? Ovviamente quello di cui abbiamo già parlato. No, io punto appunto a fare. Intanto io ho cominciato le primarie dicendo che faccio il programma con i cittadini. Io non ho fatto un programma perché è quasi impossibile ora fare un programma anche non sapendo che non fra 10 giorni e 15 giorni La Corte dei Conti dia un parere positivo o negativo. Io mi auguro di no, ma se dichiarato fallito è logico che i programmi che io ora avevo in mente vengano cambiati. Io vorrò, se vinco le primarie, che è comunque le primarie aperte, che quindi diventa anche già un pezzo delle elezioni, vorrò andare con un programma di minima fra la gente e capire realmente i cittadini, le imprese, i commercianti, i floricoltori, coloro che hanno, diciamo, a cuore la cultura, il volontariato e anche il bene della città, quali sono le priorità che servono nell'immediatezza, subito dopo che diventi sindaco, i famosi 100 giorni, chiamiamoli così, quali sono le cose urgenti da fare per ridare quel senso alla città di speranza, quello slancio, sapendo che nei primi 100 giorni, molto probabilmente, se venisse il fallimento, ci sarà da intervenire sulla macchina comunale, sulla spesa pubblica, e ci sarà da intervenire anche sulla fronte delle tasse. Io devo dire che le tasse a Pescia purtroppo hanno raggiunto forse i massimi, sono uno dei comuni, lo devo dire purtroppo, con le tasse più alte della Toscana, e quindi bisognerà intervenire su questo, perché non si può pensare che aziende, imprese e famiglie possano restare a Pescia e vivere a Pescia con una pressione fiscale elevata. Quindi dovremmo fare un miracolo che, pur col dissesto, trovare la maniera quindi di abbattere la pressione fiscale. Le spese per abbattere la pressione fiscale, che penso che sia una delle priorità assolute. Io la ringrazio. Grazie per essere stato con noi. Ringraziamo quindi il presidente di Uncem Toscano, Oreste Giurlani. One to One vi dà appuntamento come sempre domani alla stessa ora. Buona serata.